visto che abbiamo ancora qualche minuto, se non sbaglio, un po' di tempo, passiamo alla seconda ora di lezione. Questa è dedicata ai giovani, perché anch'io ho fatto perito meccanico, prima di fare ingegnere ho fatto anche perito meccanico e chiaramente in questa età hai voglia di costruire. Per cui ho dedicato questa presentazione, che è più generica, nel senso, come si fa una vettura, come nasce, come si progetta? In realtà devo usare l'imperfetto, come si progettava, oggigiorno si progetta in un modo diverso, anche se le linee guida sono queste. Io curriculum, io sono andato con 124 Spider, poi come motorista, io su 124 Spider mi sono occupato di motore perché il posto che era libero in Harvard in quegli anni lì, nel 72, era da motorista. Io sono andato, avrei pagato, mi ero laureato con la tesi su una Formula Monza, che era un motore, che era una vettura con il motore della Fiat 500, non monoposto. Sono andato di corsa, c'era da fare motorista, ho cercato di fare motorista, l'ho fatto per 3 anni. Poi sono passato nel settore telaio a fare il ragazzo di bottega e seguire le prove del 131 rally, che vedete qui. Nell'80 è stato, per delle vicende interne, il mio capo ha dato le dimissioni, ha litigato con Lampredi, che era il presidente, per motivi di ordine, diciamo, qui comando io, no, comandi tu, eccetera, eccetera, se n'è andato e io sono rimasto lì. Nell'80 come responsabile dello sviluppo della S037. Ho fatto la 37 e ho seguito tutto lo sviluppo. Nel frattempo da Fiat, chiaramente non si fidavano troppo di me, è arrivato un altro che era l'ingegner Pierpaolo Messori, che ha impostato viceversa l'S4, che era 4 ruote motrici, 4 ruote 4 ruote, nella prima 4 ruote motrici ad alte prestazioni fatte in Fiat. Lui ha avuto un coraggio da leone, da matti, perché ha fatto una macchina completamente nuova come telaio, come motore nuovo, trasmissione nuova, tutto nuovo. Tanto è vero che se nel fare la Lanciarelli il sottoscritto ci ha impiegato grosso modo 20 mesi, qui ci è voluto circa il doppio. Abbiamo iniziato a correre a fine 85, la Lanciarelli 037 ha dovuto colmare questo periodo arrabattandosi alla meta. Dopo i gruppi B, dopo l'S4, siamo passati ai gruppi A. La differenza, le gruppi B erano fatte in 200 esemplari, quindi erano delle macchine mostruose, si parla di 500 cavalli, ma semplicemente perché non c'era limite allo sviluppo. Avessimo lavorato saremmo andati avanti ancora di più. Vetture che si sono dimostrate pericolosissime, abbiamo avuto alcuni brutti incidenti, la federazione ha deciso di punto in bianco di dare un diktat alle case, non si corre più, si corre con i gruppi A. Gruppi A significa vetture di 5.000 esemplari, quindi vetture derivate dalla serie. E questa che vedete a destra è la 4VD, che è il primo esemplare di vettura gruppo A fatta dalla Lancia. È iniziato un periodo, un'epopea della Lancia che ha portato ad avere 6 campionati, 4 versioni e 6 campionati del mondo in successione. Renato con Micchi alla guida è la versione che ha vinto il primo campionato nell'87 con la 4VD, che era una vettura di produzione, pari pari produzione, presa, fatta in 5.000 esemplari, trasformata per correre. Poi, visto che abbiamo vinto, ho cominciato a chiedere, erano anni in cui, bisogna dirlo, la direzione Fiat era molto interessata alle gare, era molto interessata a usare le gare per promuovere l'immagine e della Lancia, ma anche della Fiat, con le vetture con le vetture piccole, abbiamo fatto in parallelo, poi abbiamo fatto anche una 1, eccetera, eccetera. Dalla 4VD siamo passati all'integrale, che è quella in alto a destra, e la 16 valvole, che è quella rossa. Ultima, la Delta HF, meglio nota come Deltone, che è l'esemplare giallo che qui avete trovato. E sono tutte tappe successive fatte per essere sempre più via via più competitivi.
ci siamo ritirati da imbattuti dopo sei campionati del mondo, e a quel punto ho cominciato a vincere la Toyota. Perché ci siamo ritirati? Ma semplicemente perché ormai il trend aziendale, la Fiat aveva acquisito l'Alfa Romeo, c'era un bisogno immane di andare sul marchio Alfa Romeo. Il sottoscritto ha dovuto lasciare la sua attività per le vetture da rally, si è dovuto occupare di vetture da pista, e è iniziata tutta l'epopea delle vetture da pista, prima la 155, prima la 156, che praticamente mi sono tirato dietro fino al 2005, quando poi sono andato in pensione. Mentre facevo le macchine da pista, chiaramente con la mano sinistra qualcosa dei rally abbiamo anche fatto, perché sia io sia il mio capo, che era Giorgio Pianta, eravamo appassionatissimi di rally, perché il rally è un'altra cosa rispetto alla pista, che ne dico, la pista è girare attorno allo spazio, il rally è inventiva, è libertà, io almeno in quegli anni lì ti prendevo. Allora abbiamo fatto un primo 500 da trofeo, che poi è evoluta nella versione 600, poi ci siamo occupati della vecchia, appunto, ho fatto una versione kit anche di questa. Dopo di questa l'idea si è diffusa, abbiamo fatto anche delle altre vetture, farà sorridere, ma quella in alto gialla è una Palio, che non è proprio il massimo, però i turchi ci hanno pagato il lavoro e il sottoscritto si è fatto questa Palio Super 2006, che ha vinto il campionato turco, il campionato bulgaro, ok, sono campionati di secondo piano, però fatte con, è la stessa tecnica del Super 1006, punto, riportata su un altro veicolo, quattro porte, una vettura molto vecchia come concezione. Mi sono divertito anche perché l'ho fatta praticamente da solo, come la Panda, nel senso che ormai la ditta era cresciuta, l'impegno Alfa Romeo è diventato molto grande, l'impegno soprattutto molto grande era diventato quello di seguire i regolamenti sportivi, e il sottoscritto era più spesso a Parigi di quanto fosse in officina, per cui io seguivo e la regolamentazione e i progetti minori, per cui ho finito di divertirmi con questi oggettini. La Panda ne avevamo fatte 20 per un campionato italiano, l'altra ne abbiamo fatte 4 o 5 per i campionati est europei, e ci siamo macchine fatte molto alla garibaldina. Ultimo lavoro mio è stato la Punto Super 2000 del 2005, omologata nel 2006, non c'ero più io, di questo ho soprattutto seguito la parte regolamentare, nel senso che l'ho cercato, era la prima macchina della categoria, quindi ho cercato, siamo partiti assieme noi e Renault poi ha lasciato perdere per strada il progetto, e noi siamo stati i primi a omologare, per cui io avevo il compito di contrattare con la federazione certi dettagli non fondamentali del regolamento, per cui il mio impegno è stato sì di progettazione, ma soprattutto di progettazione dietro le quinte. Come si progetta una vettura da rally? È il titolo un po' ambizioso che ho dato alla presentazione. Quali sono le componenti del progetto? Vettura da rally, ma questo vale per qualsiasi cosa, fosse anche un rasoio elettrico o un tosaerba. Ma le cose secondo me sono cinque. Uno, il regolamento in vigore, tecnico e sportivo, uno e l'altro. Lo stato dell'arte del team. Se hai una squadra di buon livello puoi fare certe cose, se hai una squadra di basso o medio livello è inutile fare delle cose astronomiche, perché tanto poi non te le sapranno gestire. Situazione della concorrenza, e ovviamente prima di fare qualsiasi cosa ci si guarda attorno. Questo vale fino a quando fai delle cose con regolamento già esistente. Nell'80-82, quando sono usciti con il gruppo B, macchine non c'erano, per cui a quel punto lì vai a fiuto e cerchi di fare il meglio che sai. Soldi a disposizione, nel senso che è importantissimo sapere quanti soldi hai e quanto tempo hai a spendere, perché tu devi avere tantissimi soldi, ma se poi non hai il tempo per far bene le cose, fai solo dei disastri. Regolamenti, allora c'erano dei libri, il libretto giallo della FIA, adesso andate su internet, schiacciate le cose e vengono fuori tutti i regolamenti, ma allora internet non c'era questo libretto che veniva
rinnovato ogni tre mesi con dei bollettini sotto la spinta dei costruttori, veniva continuamente aggiornato. Regolamenti sono le linee guida di questo, e appunto, come dicevo prima, dall'82 c'erano tre gruppi. Oggigiorno i gruppi fanno ancora riferimento a questo ordinamento qui. Oggi si parla di gruppi R1, R2, chi segue il R lo sa, però sostanzialmente i gruppi R sono basati ancora sui vecchi gruppi A, con delle regole di trasformazione un po' diverse, però la base è data in quel modo. Ogni vettura che corre ha un suo documento di omologazione che va dalle 20 pagine di una gruppo A, qui vedete la Panda, alle 150 pagine di un GT3, questa è la Viper. Perché? Perché man mano si è andato avanti con gli anni, è diventata, il regolamento si orienta sempre di più a far fare il meno possibile al preparatore. La macchina esce progettata per correre basandosi sulla vettura di serie e si va avanti. Quali sono i punti importanti, a parere, secondo la mia esperienza, di un progetto di una macchina? Motopropulsore, la forma esterna è pneumatica. Motopropulsore, c'è poco da dire, deve essere potente, affidabile, non rompersi e basta. Io non sono uno che fa motori, per cui sono sempre stato un utente, l'importante per me era raffreddarlo, farlo funzionare, non fare in modo che anche se andava a bagno nell'acqua e poi vedete perché continuasse a funzionare, però è obiettivamente è un non è il mio mestiere. Viceversa, la trasmissione, motopropulsore è motopropulsore, giusto. Questo era il mio settore, oggi come oggi è diventato anche di un settore da specialisti, ci sono 3-4 ditte in Europa, chiunque di voi vuole farsi la macchina va o in Sadev o in Uland o in Xtrak, hanno già sicuramente a catalogo quello che gli serve, mentre negli anni fino al 93, dove ero io a Barcellona, c'era un settore progettazione che studiava tutto il cambio, avevamo 4 persone, 5 persone integrati da esperti, da quasi sempre pensionati Fiat che venivano ore a fare i disegni, e nel giro di 2-3 mesi si disegnava una trasmissione completa. Forma esterna, e qui il discorso si fa serio, perché avete sentito, cioè a volte ti dicono fai la macchina da corsa, poi scopri che la macchina da corsa scelta è la Palio, per cui bisogna lavorarsi un po'. Forma esterna perché è importante? Perché se vedete il confronto, piaccia o non piaccia, l'automobile ha sempre quella forma lì lenticolare, e è un difetto quella, che la macchina con quell'andamento di flusso si alza da terra, per cui proprio come un'ala. L'ala è lontana dal terreno, la macchina è appoggiata al terreno, quindi ti complica ancora di più le cose. Come si affronta? Si affronta in diversi modi. Oggi in galleria del vento avete visto le diapositive prima, oggi come oggi c'è l'aerodinamica computazionale che senza realizzare la vettura, facendo solo il modello 3D, facendo lavorare il computer, ti permette di valutare con un'ottima approssimazione il bilanciamento della vettura. Vettura, oggi come oggi, adesso ho preso una Citroën, questa è la vettura di base che il marketing ti dice fate correre questa macchina qui, a te come progettista, ma regolamento alla base, devi studiare una macchina che dotata di opportuna appendice aerodinamica, spoiler e alettine davanti, un grosso alettone dietro, devi stare incollato al suolo. Altro discorso, e qui meriterebbe un discorso più ampio, è il pneumatico. Il pneumatico ha un grosso problema, che non va mai dritto, nel senso che il pneumatico con una spinta laterale deriva, nel senso che non segue il suo piano mediano, ma scorre, il pneumatico da auto, il pneumatico da moto è ancora più complicato, scorre e la vettura segue una traiettoria che non è quella del piano del pneumatico, ma che deriva da alcuni di un angolo, può essere 5, 6, 7 gradi. Davanti e dietro, se l'angolo davanti è più piccolo di quello dietro, succede che la vettura tende allarga di dietro, che è una cosa che il pilota proprio non gradisce nella maniera più assoluta, specialmente sul veloce. Quindi c'è tutta una gestione del pneumatico che si fa come? Si fa con le sospensioni,
nel senso che bisogna lavorare sulla geometria delle sospensioni per far sì che il pneumatico lavori bene, che significa partire ad esempio con i pneumatici, avete visto sotto, che sono inclinati verso l'interno, hanno un camber, la parte superiore è più chiusa rispetto all'inferiore, questo perché in appoggio poi la ruota rimane verticale. Vi lascio perdere tutta questa trattazione di dettaglio, comunque le sospensioni servono a far, soprattutto in una gran corsa, a far lavorare bene il pneumatico. Tanto è vero che personalmente ritengo che l'autovettura da corsa sia un accessorio del pneumatico e non viceversa. Va bene. Fase del progetto. E qui cerchiamo di mettere giù più o meno quali sono le fasi, una cronologia dell'intervento. Postazione generale, beh sì, ci vogliono alcuni mesi, qui non ho messo la scala, però grosso modo sono mesi, e qui si comincia a pensare, avete visto per la lanciarella, abbiamo cominciato a pensare alla Ringo, poi alla Delta, poi a una macchina Commodore Ferrari, eccetera, eccetera, discussioni avanti e dietro, e dipende anche, allora avevamo un'estrema libertà, quindi più libertà, più tempo per decidere. Oggi come oggi in genere ti dicono fai la macchina sulla, come è successo, fai la macchina da corsa sulla Stilo e devi farla sulla Stilo, quindi non ci piove, tutto il tempo si piove. Poi una definizione dello schema di massima, in base alla libertà del regolamento devi cominciare a pensare cosa fare. Poi passi a disegnare nel dettaglio i gruppi, dettagli costruttivi insieme, genere ci si occupa, sospensione anteriore, installazione motocompulsore, trasmissione e sospensione posteriore. Questi sono i tre. Si lavorava, normalmente si lavorava con 3-4 progettisti, ognuno dotato di regolare tecnigrafo, oggi come oggi ci sono delle stazioni CAD ovviamente, si passa, si sviluppa e poi i progettisti continuano, i progettisti bravi disegnano i particolari più importanti, quelli meno bravi fanno i bracciali delle sospensioni, eccetera, eccetera. Nel frattempo che si disegna si costruisce anche, si ritorna a volte, molto importante che il legame disegno, progettazione, costruzione sia molto corto, che se qualcosa non funziona in costruzione il feedback sia immediato. Poi si comincia a montare la macchina, in genere la prima cosa che si fa la scocca, la si spoglia, la si alleggerisce, spesso si parte, i primi prototipi si parte quasi sempre da una vettura di serie. Raramente si ottiene una scocca, si otteneva una scocca nuda, qualche volta ci sono riuscito, però quindi magari se devi spogliarla, togliere l'antirombo, eccetera, 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 metti il roll bar e poi cominci a montare sulla meccanica, è la fase blu. Finita quella, la voglia che viene è quella spesso di mettere in moto e andare a provare. È un errore, a parer mio ci vuole una verifica statica al banco, bisogna che la macchina. E questo non, si è cominciato a farlo a cavallo del 2000, prima di uscire su strada la si prende, la si mette su un banco prova, analogamente a quello che succede sul motore, il motore si mette su un banco prova, mettete in moto, c'è un freno di 9 metri, si prova e si vede se dà il cavallo. Per la vettura è un po' diverso, si mette la macchina come dentro una grossa morsa, si caricano le sospensioni e si vedono i cedimenti sotto carico. È fondamentale che una macchina da corsa e questi cedimenti siano omogenei tra di loro. Cedimenti ce ne saranno sempre, ma se ad esempio il davanti piega verso l'interno e il di dietro piega verso l'esterno, la macchina gira. Per cui ci sono delle prove parametriche da fare, ormai si sanno. Questa è una scuola che ho imparato a vie spese dell'86 grazie all'S4 e grazie a Michelin. Michelin è stata la prima a capire che il pneumatico funzionava se la macchina era decentemente progettato, e ho imparato e ho messo in pratica. Oggigiorno è una condizione sine qua non, perché? Perché se non vai il pilota ti dirà sempre ma la sento che va via di dietro, magari c'è un cedimento. No, cedimento non c'è perché l'ho misurato, sei tu che lo senti, per cui ci può essere, non dico che non ci sia, però stai tranquillo, non è la macchina che cede, è qualcosa nelle sospensioni, per cui rende molto più sereno la messa a punto. Poi si va su strada, si fanno le prove su strada e poi si debutta, si va in gara. In parallelo, vedete l'ultima fase, l'omologazione sportiva, che è una preparazione di una quantità incredibile di documenti
che riguardano sia la produzione del modello base, eccetera, eccetera, eccetera. Viene una commissione fatta da almeno due persone, rappresentanti di una casa concorrente, rappresentanti della federazione, e si va, poi si debutta e si cerca di... Prove su strada, prove su strada. Qui vedete delle immagini di prove su strada della Delta dell'88-89, sì, direi 88-89. Sono le prime prove del gruppo A, vedete, fondamentale la presenza del costruttore di gomme, che gli dà tante gomme da provare. 10 tipi di gomme A, B, C, D, e il pilota le passa tutte. Dei rally, chiaramente c'è la grossa aleatorietà rispetto al circuito, che il rally sei su strada aperta, tu magari hai fatto 7 prove su 10, passa un gregge attraversa la strada e il gregge lascia le palline, cioè ti cambia completamente l'aderenza il fatto di passare dove è passato un gregge, per cui devi rifare tutto, quindi c'è una pazienza estrema nel fare questo. Accanto alle prove su strada ci sono delle prove particolari, sulla Delta abbiamo fatto le prove dei guadi, questa è una... era la vasca che c'era la madre per provare l'autoblindo e noi abbiamo tolto un po' di acqua, ma neanche tanta, e abbiamo cominciato a provare per il safari, perché uno dei problemi del safari è che, non essendoci ponti, se piove tu ti devi fare il guado con la macchina. La macchina non deve fermarsi, quindi problemi di piatto elettrico, il motore non deve bere troppa acqua, qualche gocciolina sì, ma se si innesca piega le biele e resti lì. E un'altra cosa banale, qui non pensa nessuno, che la macchina non deve galleggiare, perché se galleggia, siccome questi sono torrenti, è difficile che tu riesci a uscire dal guado, perché l'acqua ti porta lì. Deve andare a fondo in pane di più o meno metro. Tanto è vero che avevamo sul fondo, sul pianale, avevamo i tappi del lavabo e veniva sull'acqua, il pilota finiva bagno, tanto poi asciugava e così si faceva. Questa è l'esperienza del 131 di tanti. Altre cose, prova in galleria del vento, banale, ma un'installazione. Qui vedete le prove primissime prove dell'integrale per il safari. Roll bar, la posizione dei fari, messi in un certo modo per vedere se non solo illuminavano ma anche catturavano un po' di aria in più per il radiatore, quindi è una lavorazione veramente certosina. Come galleria climatica, a fianco della galleria Fiat dispone la galleria aerodinamica, anche una galleria climatica, che è un grosso banco a rulli, come un banco a prova, con un ventolone davanti, temperatura regolabile, va in terza, potenza media costante, 150-160 cavalli in terza, e a quel punto lì fai passare tutti i radiatori, tante versioni di radiatori, ed è l'unico sistema per... In parallelo, io ero anche rappresentante dei costruttori nella federazione, della commissione tecnica della FIA, per cui ero un po' un pallino della sicurezza. Con l'arrivo della Delta abbiamo cominciato anche a fare delle prove di sicurezza. Questa è una prova che abbiamo fatto sulle Delta, dopo le prime gare, per capire come funzionava il roll bar. Questa è una prova di omologazione americana, una SAE, non ricordo il numero, non c'è. La macchina viene presa con una gru e tac, viene staccato il filo, va giù e vedi, ma per vedere bisogna fare delle prove, le abbiamo fatte 3 con soluzioni diverse. Quella centrale è senza roll bar, si vede. Le due laterali hanno una delle versioni leggermente, uno mi pare fosse un roll bar sparco, l'altro un roll bar nostro. Si vede che grosso modo il problema era, e è tuttora, l'angolo anteriore che poi quella prova lo esagerà. Altre prove le abbiamo fatte di tutti i tipi. Questa è una prova di ribaltamento lanciato, prova spettacolare che però dice poco, nel senso che la macchina si salva da questo. Qui avevamo preso una macchina che era stata distrutta da un incidente, eravamo riparata là bene meglio, poi l'abbiamo messa su un carrello che viene lanciato e lancia la vettura che rotola in un piazzale. Dal punto di vista strutturale non è particolarmente serio, è molto spettacolare, abbiamo imparato delle cose. Se guardate, c'è forse nella quella T dopo un secondo, vedete che il braccio del copilota è fuori, quindi nel ribaltarsi
le mani possono finire sul tetto e abbiamo imparato che è meglio chiudere i finestrini. No, il problema è che non bisogna, a parte di avere i finestrini chiusi, ma i finestrini non devono essere di vetro di sicurezza, perché nelle macchine normali quelli che vanno a finire in tanti, se tu dai un pugno così, allora abbiamo convinto la federazione a fare i vetri laterali o in accoppiato come parabrezza, oppure ancora meglio in plastica dentro e vetro fuori. Si mette un velo di plastica antisfondamento, quello delle gioiellerie, quindi sei sicuro che in caso di incidente da fuori riescono col martello ancora a rompere e coi guanti tirano fuori, ma da dentro non, in caso di ribaltamento non passa mai fuori la mano. Dove finisce. Ragazzi, io vi ringrazio, ciao, faccio il un filmato così, giusto per chiudere con un po', ancora un po' di emozione, per farvi vedere ciò che l'ingegnere vi ha raccontato, ciò che è stato realizzato in Hubbard dagli anni 70, fino al 2006-2007. Così avete un'idea un po' più concreta di macchine che sono su strada. Questo è Carlo Hubbard. Questo è il segnalato. Senti che ti guardo spaio. I'm
che dire, io piano. Grazie per l'applauso che dedico a tutti i miei collaboratori, perché come dico io ho avuto la fortuna di essere, di arrivare al momento giusto, al posto giusto, ed è una fortuna della vita fondamentale, bisogna dire, è una sorte di giocare. Poi devi essere capace di giocare il ruolo, che è la cosa. Mi è andata bene, ho trovato dei collaboratori stupendi che vanno dal capo squadra dell'esperienza che mi ha accompagnato per tanti anni, che persona con cui ci si capiva il volo, al progettista o al mio capo, perché devo dire, quando ho avuto dei grandi capi, tipo l'ingegnere Lombardi, che era il mio collega, che è stato promosso direttore tecnico. Io direttore tecnico non sono mai stato, sono sempre stato responsabile del veicolo, mi sono sempre divertito, come diceva mio figlio. Quando sono andato in pensione mi ha detto: papà, adesso hai smesso di giocare con le macchinine. E ha ragione, perché ho giocato con le macchinine per 33 anni. Quindi mi sono veramente divertito, perché poi il ruolo di direttore tecnico, il direttore deve interfacciarsi con la Fiat. Quindi diciamo che è stato Lombardi veramente quello che ha dato una svolta e che ha permesso anche la vittoria al Safari. Quindi ho avuto tutta una gamma di persone attorno con cui ho litigato, però tutto sommato ho litigato per un interesse importante, essere coesi e mirare a un unico obiettivo, che era poi la vittoria. Il bello del lavorare nello sport, a differenza di altre cose, per questo ambiente qui, che il risultato non ammette scuse. Se la macchina si ritira, perché si è ritirata, non è, se tu sei in altri settori, nel marketing, c'è sempre una scusa pronta anche per te stesso, no, se ti sei anche un giunto omocinetico, perché hai fatto una porcheria nel fare depositare il giunto omocinetico, perché c'è sempre un perché, questo tornaconto, che è un prezzo che si paga molto, però ti dà anche la soddisfazione di vivere e vedere tante cose. Io sono riuscito, grazie ai miei appunti, grazie al suo aiuto, a fare un libro, ma soprattutto per ricordare chi ha lavorato con me. L'obiettivo era quello, no? Che abbiamo fatto tantissime cose, dal Bob al rimorchio delle roulotte, alla dieta che l'interrelli, al DTM, cose. Il Bob era una cosa sportiva, il rimorchio delle roulotte è stata una parentesi, però ogni tanto la Fiat pensava bene che forse di solo rally o di solo gare non si vive, allora ci davano dei compiti strani che noi portavamo avanti molto volentieri, devo dire, perché chi si occupa di gare, occuparsi del quotidiano, del roulotte, non era proprio il mio sogno. Comunque l'abbiamo portato avanti, mi siamo riusciti a fare dei progetti collaterali che in quel libro ogni tanto saltano fuori, così sporadicamente, perché la Fiat in fondo non è, aveva un gruppo che credeva nelle cose e un altro che non credeva nelle cose, come tutte le famiglie. Devo dire che sono stato fortunato, ho avuto da un lato dei collaboratori meravigliosi, dall'altro un periodo stupendo. Oggigiorno sfido chiunque a riuscire a trovare tanti regolamenti, tante cose da fare senza grossi problemi economici, perché si davano anche quello che serviva sia a livello di risorse, soprattutto a livello di soldi. È stato veramente un bellissimo periodo. Siamo in chiusura, io onestamente prima quando vedevo le immagini di Panciarelli, io a quel momento studiavo all'università. L'ingegner Limone era in Abart, dietro casa mia in Consomati, io abitavo in Corso Lecce, quindi erano proprio quattro passi, però facevo il Politecnico e studiavo proprio perché la mia passione era questa. Mi fa piacere tanto vedere che tanti ragazzi hanno la stessa passione, quindi in qualche modo ce la giochiamo in casa, perché il Rally di Sanremo qualche ragazzo ogni tanto si diverte anche a farlo, per cui veramente è una cosa vissuta. In conclusione volevo dire intanto ringraziare l'Istituto che ci ha permesso di fare questo evento, perché non è stato facile, però c'è stata la volontà di tutti, dalla segreteria a tutti, quindi un ringraziamento all'Istituto.
In conclusione abbiamo l'associazione CADI qua di Imperia, che ovviamente è un distaccamento dell'ASI, dell'ASI italiano, quindi a livello nazionale. Si è aggiunta recentemente la commissaria per i giovani ASI a livello nazionale, la signora Marzia Profumo, che avrà al piacere di consegnare alcuni riconoscimenti, visto il fatto che appunto l'ASI opera a livello nazionale. C'è una sorpresa per un ragazzo dell'istituto che con me, insieme al tecnico di laboratorio, ha fatto il concorso Toyota a Pescara, il Technical Educational Program, il TEP per intenderci, e ci siamo anche piazzati anche a un buon livello, a livello nazionale, cioè siamo arrivati sesti. Quindi anche un bel risultato per l'istituto, e sarà l'occasione per premiare questo ragazzo che ci ha fatto onore e ha portato in auge il nostro istituto. Quindi io lascio adesso la parola alla signora Marzia, che appunto concluderà con la consegna di queste targhe di riconoscimento, e in ultima battuta al ragazzo che consegnerò io personalmente perché se lo merita. Ah, un'ultima cosa, questi qui a lunedì interrogazione sul dimensionamento dei giunti omicidi. Buonasera a tutti, io mi chiamo Marzia Profumo e nella vita faccio l'autoriparatore, nella fattispecie la carrozziera. E sono entrata a far parte, a seguito del mio lavoro, in questo fantastico mondo che è il mondo del motorismo storico. Oggi sono qui in veste ufficiale perché rappresento la Commissione Giovani dell'ASI, e voglio spendere due parole, senza tagliarmi troppo, per spiegare che cos'è l'ASI. L'ASI è una federazione che opera a livello nazionale e che ha come scopo quello di preservare il patrimonio storico legato non solo all'automobilismo, alle moto, ma anche a tutto quello che riguarda la nautica e la parte aeromobile. ASI opera in Italia attraverso i club federati, di cui il CAVE è uno di questi, il club Ruote del Caval Bormida, di cui io faccio parte, è un altro. Siamo sparsi su tutto il territorio e noi nasciamo per volontà degli amanti del motorismo storico che hanno la loro auto d'epoca e decidono di riunirsi per dare vita a un club e preservare il patrimonio. Preservare questo patrimonio significa anche preservare la nostra cultura, perché le auto che hanno fatto la storia fanno parte della nostra cultura, per cui ASI non è soltanto fare raduni, ma è anche organizzare eventi come quello di oggi, dove abbiamo delle eminenze come l'ingegner Limone, che ha fatto la storia delle auto italiane ed è venuto sicuramente a spiegare le cose più interessanti di quelle che vi posso dire io, però ci tenevo a specificare che cos'è l'ASI. Da poco l'ASI ha dato via una commissione giovani di cui io faccio parte, e la commissione giovani ha lo scopo di promuovere la passione per le auto d'epoca e il motorismo storico nelle nuove generazioni, che poi siete sostanzialmente siete voi, e siete quelli che dovrete poi un domani coltivare questa nostra passione e sostituirci in questo lavoro, che è un lavoro no profit e fatto soltanto perché siamo amanti di questo mondo. E voglio ringraziare l'istituto che ha dato la possibilità di realizzare questo evento. Noi come Commissione Giovani abbiamo portato in segno di ringraziamento alcune cose che vorremmo consegnare. Il ragazzo di storia ha vinto anche un premio sulla 37, giusto? Un giro sulla 37. Magari sì, professore, lascio a lei, se sì? Corretto, faccio venire. Prima di una
microfono così, oppure mi sentite, vabbè, mi sentite. Allora, in accordo con l'istituto, questo libro lo consegniamo molto volentieri al nostro allievo Nigrelli, che si è piazzato sesto a livello nazionale nel corso concorso T-TEP dell'istituto. Vieni, dai. Sergio Limone, un pezzo di storia che rimarrà impresso in questo libro. Lanciarelli 037.